Dopo il via libera del Senato, il decreto IPEF è arrivato alla Camera, dove deve essere approvato entro il 23 giugno. Facciamo il punto sulle ultime novità con Francesco Boccia, PD, e Carla Ruocco, Movimento 5 Stelle. Per ora, niente estensione del bonus da 80 euro alle famiglie monoreddito. Una promessa mancata? No, una promessa che va onorata con la legge di stabilità, è un impegno che il governo ha assunto al Senato e che sarà ribadito alla Camera nei prossimi giorni. Sì, una promessa mancata come tante, d'altronde anche le coperture sulla restante parte del bonus sono assolutamente incerte, anzi rimane scoperto perché si fonda tra l'altro su previsioni di spesa e previsioni di crescita di PIL che si stanno totalmente rivelando false. Tra le novità, anche lo slittamento ad ottobre della scadenza TASI. Soluzione ragionevole o inevitabile? Era una soluzione che poteva essere costruita meglio e per tempo quando è stata consigliata qui alla Camera, cioè pagamento per tutti a settembre. Non siamo stati ascoltati, il governo per la verità è sempre stato disponibile, nella interlocuzione con l'ANCI ci deve essere stato un cortocircuito. Assolutamente inevitabile. Ricordiamoci che la chiarezza nel dialogo tra fisco e contribuente è fondamentale e questo caos, ovviamente, sul quantum il contribuente debba pagare, genera un'immensa incertezza che si ripercuote anche sugli stessi consumi. Torna anche lo stop agli affitti d'oro della PA, già previsti dal decreto Salva Roma. Cosa è cambiato? Ma questo è il simbolo della schizofrenia del Movimento 5 Stelle. Quella norma era stata inserita nel cosiddetto Salva Roma, poi fu espunta per un diverbio con le opposizioni per la loro pratica ostruzionistica, fu inserita in un disegno di legge che è arrivato qui dal Senato, proprio in Commissione Bilancio, e proprio qui l'ostruzionismo, il Movimento 5 Stelle, condizionato alla campagna elettorale, aveva fatto bloccare quella norma. Alla fine, molto opportunamente, il governo e la maggioranza hanno deciso di reinserirla. Guardi, questa è una nostra battaglia, tant'è vero che se si parla oggi di rivedere, se si dà la possibilità allo Stato di rivedere e di rescindere i contratti relativi proprio anche agli affitti d'oro, è solo perché il Movimento 5 Stelle, se in sede di legge di stabilità e poi sui provvedimenti successivi, ha fatto grande battaglia.